Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar della Camera di Commercio dell'Emilia, organizzato, destinato specificamente alle imprese esportatrici della provincia di Piacenza e con lo scopo di illustrare la nuova modalità di rilascio, di emissione e di rilascio dei certificati d'origine dei documenti per l'estero, che entrerà in vigore per le imprese di Piacenza a partire dal prossimo 1 ottobre. Io mi chiamo Isabella Benecchi, sono dirigente della Camera di Commercio dell'Emilia e nell'area di mia competenza stanno i due sportelli territoriali per la certificazione per l'estero di Parma e di Piacenza. E facciamo a questo punto una breve parentesi per ricordare a tutti che dal 13 luglio è nata il 13 luglio è nata la Camera di Commercio dell'Emilia e dalla fusione delle tre Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. La Camera del Commercio dell'Emilia evidentemente opererà in assoluta continuità per quanto riguarda tutte le attività e tutti i servizi rispetto alle attività e ai servizi delle vecchie Camere di Commercio e per quanto riguarda in particolare le attività di certificazione per l'estero, quindi di rilascio dei certificati d'origine, manterrà i propri presidi territoriali, quindi il vostro riferimento rimane lo sportello di Piacenza, che non sarà più sportello della Camera di Commercio di Piacenza, ma sportello della sede di Piacenza della Camera dell'Emilia. Detto questo, prima di passare subito la parola a chi appunto illustrerà nel merito queste nuove modalità che riguardano i certificati d'origine, volevo ricordarvi che in realtà si tratta di una novità abbastanza, diciamo, conosciuta o relativa, perché sapete che la modalità di rilascio attraverso la cosiddetta stampa in azienda in realtà è una modalità che nell'ambito del sistema delle Camere di Commercio è conosciuta e applicata ormai da qualche anno. È partita in via sperimentale intorno al 2018-2019, si è affermata sempre in via sperimentale nel 2020. Ed è diventata poi per l'assoluta maggioranza delle Camere di Commercio la modalità ordinaria di rilascio dei certificati d'origine. Una modalità che a Parma, lo sportello di Parma ha introdotto nel 2021 e così diamo la nostra esperienza, una modalità che ha subito attecchito in modo estremamente positivo e con soddisfazione delle aziende. Oggi come oggi, gli sportelli sia di Parma che Reggio Emilia vedono il 96% dei certificati d'origine complessivamente rilasciati stampati in azienda. Quindi questa modalità non solo è diventata per indicazioni normative, poi come vi diremo, la modalità necessaria di default di emissione dei certificati, ma anche una modalità che comunque è riuscita a essere gestita e con facilità e con efficacia da parte delle aziende. Detto questo, io passo la parola a chi poi vi illustra nel dettaglio i contenuti, appunto vi dà nei dettagli i contenuti della nostra presentazione. In particolare si tratta della collega qui a fianco, che è Maria Simonini, che è la responsabile del servizio che gestisce i due sportelli di Parma e Piacenza per i certificati per l'estero, e Maria, che sarà supportata dalla collega Carla Corloni di Infocamera. Infocamera, sapete, è la nostra società di informatica, e quindi vi darà magari delle informazioni più di dettaglio sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo della piattaforma ai fini dell'applicazione di questa modalità. Grazie a tutti, passo la parola subito a Maria. Allora, grazie.
La stampa in azienda dei certificati di origine è l'esito della digitalizzazione progressiva di tanti documenti della pubblica amministrazione e nello specifico dei certificati di origine. Nel 2018-2019 è diventato obbligatorio, lo sapete bene, per voi presentare la domanda di certificato attraverso la piattaforma telematica Certo. La stampa in azienda era allora, nel 2019, una modalità sperimentale. È stata subito avviata da alcune camere di commercio perché in realtà era stata prevista da circolari ministeriali, però era una modalità sperimentale, che peraltro veniva riservata a delle tipologie di aziende, in particolare ad esempio alle aziende che avevano la qualifica di esportatore di AEO, per dire, o avevano il codice REX. Complice anche il Covid, che ha cambiato tante cose, la modalità di stampa in azienda si è progressivamente affermata, diffusa, è stata gradita, ed è diventata la modalità ordinaria di gestione dei certificati di origine e anche di altri documenti a valere per l'estero. La stampa in azienda ha una caratteristica, come dice il nome stesso, vale a dire l'azienda gestisce quasi tutto senza venire in camera di commercio. E dico quasi tutto perché ci sono due modalità distinte di stampa in azienda. Vale a dire, la stampa in azienda sul formulario, quello tradizionale, quello che conoscete da sempre, ma è stata introdotta sempre in via sperimentale e ora non più sperimentale, ma come modalità ordinaria, anche la stampa su foglio bianco. E quando si parla di foglio bianco, si parla di stampa veramente su un foglio così, un foglio A4, la cui unica particolarità è di avere una certa grammatura che è di 64 grammi. Ecco, non, come dire, non deve avere nessuna particolarità. Importantissimo da dire è che il certificato stampato sul formulario e il certificato stampato su foglio bianco hanno esattamente per l'esterno lo stesso valore. Nella sostanza il certificato non cambia. Un'altra differenza rispetto a quanto accadeva in precedenza è questo, che il certificato stampato direttamente in azienda o su formulario o su foglio bianco reca la firma del funzionario camerale, non più una firma autografa, una firma originale, bensì la riproduzione della firma. La riproduzione della firma, quindi una firma olografa, la firma digitale del funzionario e naturalmente anche il timbro apposito, oltre al timbro dell'International Chamber of Commerce, che voi tutti a Piacenza, come dire, senz'altro conoscete bene, perché la Camera di Piacenza, quando era ancora Camera di Piacenza, aveva richiesto questo marchio, significa aderire al circuito internazionale delle Camere di Commercio ed è in sostanza un marchio di qualità perché va a dire che la Camera di Commercio agisce sul certificato d'origine, agisce in conformità con degli standard riconosciuti a livello internazionale. Allora, dicevamo che la stampa in azienda può avvenire secondo due modalità, la stampa su foglio bianco e la stampa su formulario. Allora, il certificato stampato su foglio bianco, il certificato stampato su foglio bianco, scusatemi, quando viene richiesta la stampa su foglio bianco, il sistema genera automaticamente un originale e una copia. Questo significa che la stampa su foglio bianco costa, come dire, 10 euro di default.
La stampa invece su formulario rimane, qualora si voglia richiedere solo l'originale, rimane 5 euro. Qualora si voglia richiedere una copia, sono altri 5 euro. Naturalmente le copie aggiuntive si pagano sia che si tratti di stampa su foglio bianco, sia che si tratti su stampa su formulario. C'è un'altra differenza, non di sostanza ma di gestione riguardo a queste due diverse modalità di stampa. Perché? Perché per quanto riguarda la stampa su formulario, i formulari devono essere richiesti alla Camera di Commercio e devono essere richiesti attraverso uno specifico modulo che vi faccio vedere e che vi verrà inviato. Deve essere inviato poi alla PEC della Camera di Commercio e anche all'indirizzo mail, lo trovate sul modulo che ora faccio vedere. Non solo, ma l'azienda che opta per questo sistema terrà anche l'abbiamo chiamato un registro di carico e scarico dei formulari. Man mano che viene utilizzato un formulario, viene come dire, il numero del formulario viene trascritto su questo registro. Quando l'azienda termina i formulari e ha necessità di nuovi formulari, ne deve richiedere altri, e quando viene in Camera di Commercio a consegnare le copie che non ha utilizzato, consegna anche questo registro, di modo che la Camera di Commercio possa fare un controllo su quanto è stato utilizzato. Naturalmente questo non accade quando si tratta di stampare su foglio bianco, perché non c'è il ritiro dei formulari e non c'è quindi necessità di gestire un registro di carico e scarico. Quindi diciamo che sono due diverse modalità di gestione, una più snella, possiamo chiamarla più snella, la modalità di stampa su foglio bianco. La stampa invece sul formulario richiede da parte delle aziende, e poi lo vediamo nel dettaglio, richiede da parte delle aziende una gestione un pochino più, diciamo, non complessa, ma un pochino più articolata, perché ogni formulario ha un suo codice, ha un suo numero, ogni formulario è un mondo a sé. Tanto è vero che se, ad esempio, il formulario si accartoccia nella stampante, il certificato va distrutto e deve essere utilizzato un altro certificato. E voi sarete curiosi di sapere se, come dire, in tutti i paesi del mondo viene accettata la stampa in azienda sia su foglio bianco sia su formulario. Allora, la stampa in azienda su foglio bianco e su formulario è in vigore ormai, prima a livello sperimentale, ora a livello ordinario, dal 2019 e dal 2020. Rimangono ben pochi paesi che, come dire, mettono un pochino i bastoni nelle ruote. E mi vengono in mente due paesi, l'Iraq e la Giordania, non sempre, a volte dipende dalle dogane. C'è da dire che in questi anni sia Unioncamere che il Ministero hanno fatto un'ampia azione di diffusione, di informazione di queste modalità presso tutte le rappresentanze diplomatiche, le rappresentanze consolari. Quindi questa è una modalità ben nota, al di là del fatto che anche a livello europeo i certificati vengono gestiti in questo modo, vale a dire vengono gestiti telematicamente con la firma olografa dei funzionari che li prendono in carico e che li firmano. Ci sono dei casi in cui il certificato può continuare a essere stampato in Camera di Commercio, allora sì. Vi posso dire, ad esempio, che le prefetture, perlomeno a Parma, penso anche a Piacenza, non ne riconoscono la firma digitale. Quindi, quando c'è necessità di apostillare un documento, occorre la firma originale del funzionario camerale. Quindi dovrete fare una richiesta non di stampa in azienda, ma di stampa presso la Camera di Commercio. Ci possono essere naturalmente anche altri casi, ad esempio,
Il vostro cliente vi dà una valida giustificazione del fatto che gli è necessaria la firma in originale del funzionario camerale. Ecco, noi dobbiamo avere una vostra richiesta in questo senso giustificata. Ed è una richiesta che ci potete fare attraverso mail o che potete inserire direttamente nella richiesta come dire, quando fate la pratica nel campo annotazioni. Ecco, diciamo che il cliente vi deve dare una giustificazione valida perché alla fine è un'eccezione rispetto ad una modalità di gestione dei certificati di origine che deve passare dallo stato sperimentale, è già passata, scusatemi, è già passata dallo stato sperimentale allo stato di, come dire, è la modalità ordinaria, la modalità standard. Scusate, guardate se avevo dimenticato qualcosa, naturalmente lo sapete già che a destino tutti i certificati possono essere controllati sulla banca dati nazionale e anche sulla banca dati internazionale della Chamber of the International Chamber of Commerce. Questa è una cosa che interessa in particolare, vabbè, le istituzioni, le dogane, ma sicuramente anche i vostri clienti, perché ogni certificato di origine è contraddistinto da un QR code, è contraddistinto da un numero identificativo unico nazionale che viene riportato su questa banca dati e quindi su questa banca dati compare il certificato, tutti i dati del certificato. E quindi, come dire, a destino il cliente o l'autorità doganale possono verificare immediatamente la corrispondenza tra ciò che hanno in mano e ciò che compare sulla banca dati. E naturalmente deve esserci una corrispondenza completa. Allora, per tornare alla stampa in azienda su formulario, abbiamo detto che è necessario inviare una richiesta di formulari alla Camera di Commercio. Allora, questo avviene attraverso un modello che deve essere inviato, scusate, condivido lo schermo, che deve essere inviato alla PEC della Camera di Commercio e anche alla mail dell'Ufficio Commercio Estero, dell'Ufficio Commercio Estero, alla mail con cui dialogate in genere con Lucia Baracchi oppure con noi di Parma. È un modulo molto semplice in cui chi lo firma si deve identificare e dice che richiede il numero tot formulari di certificati per la stampa in azienda. Allora, questo può essere inviato per posta elettronica, ma naturalmente si può venire anche in Camera di Commercio se, a ritirarvi direttamente. Scusate, scusate, se non venite in Camera di Commercio, se non venite in Camera di Commercio, occorre una delega e quindi sempre con questo modulo voi delegate, il rappresentante legale delega una persona a ritirare per l'azienda il numero di certificati di origine. Allora, volevo farvi vedere inoltre il registro di carico e scarico che abbiamo cercato di fare in una modalità decisamente semplice, che è questo. In alto il nome dell'azienda con il numero REA. Allora, il numero di formulario, quanti esemplari avete utilizzato? Scusate, quanti esemplari? Scusate. Quanti esemplari avete utilizzato? Il numero di copie non utilizzate, se avete richiesto l'annullamento del formulario oppure se il formulario è andato distrutto e la data della restituzione. Questo registro di carico e scarico lo porterete quando verrete a restituire tutte le copie non utilizzate e a ritirare i nuovi certificati di origine. Questo non serve, come ho detto prima, quando si fa la stampa in bianco dei certificati di origine.
Volevo dire ora qualcosa di più su queste due modalità e poi passo la parola alla dottoressa Carloni che vi fa vedere direttamente dentro CERTO come viene richiesta, come si gestisce la stampa. E poi naturalmente c'è spazio per le vostre domande. Scusate, ecco. Allora, stampa su foglio bianco. Scusate, non è una slide, quindi la faccio scorrere in questo modo. Allora, naturalmente dovete creare la pratica su CERTO. E non sono brava, non sono abile. Allora, stampa su foglio bianco. Allora, create la pratica su CERTO e nell'ultima schermata, quella di invio, compare la selezione stampa in azienda. Compare una duplice selezione stampa in azienda su foglio bianco. No. Perché noi non lo vediamo. Non la vedete. Ma con la Scusate. condivisione del documento, Mari, ma è un Sì. classico a questo Sì, qua livello. nella Zoom. Allora, Normale. chiedo scusa a tutti perché ho fatto condividi schermo. Si vede ora. Sì, bello, perfetto. Allora, nell'ultima schermata dovete selezionare l'opzione stampa in azienda e dovete selezionare stampa in azienda su foglio bianco. Naturalmente dovete essere già stati abilitati da noi, dalla Camera di Commercio. Ho visto che moltissime aziende di Piacenza hanno già inviato la loro adesione. Se, quando diventa obbligatoria la prima settimana di ottobre, voi non vi trovate questa opzione, diciamo, nel incerto, come dire, chiamate immediatamente la Camera di Commercio e noi carichiamo, vi diamo questa possibilità. Noi, come dire, contiamo di gestire tutte le richieste entro quella data. Nel caso succeda, contattate immediatamente la Camera di Commercio. Allora, i file per la stampa del certificato vengono ricevuti da voi all'indirizzo PEC che avete a due indirizzi, all'indirizzo PEC che avete indicato nel modulo di adesione e all'indirizzo di mail normale che avete indicato sempre nel modulo di adesione. Dovete scaricare il file sul PC, dovete aprirlo e stamparlo sul foglio. Come ho detto prima, la stampa su foglio bianco genera sempre in automatico due fogli, vale a dire un originale e una copia. Pertanto il costo è sempre di 10 euro, 5 euro per l'originale e 5 euro per la copia. Il file di stampa riporterà il QR code, un codice di verifica e il numero progressivo unico. Per il controllo sulla banca dati nazionale, qua non è scritto, ma anche internazionale, dei certificati di origine. Ecco, una cosa importante: la stampante deve essere a colori. Perché? Perché il certificato su foglio bianco viene stampato su sfondo giallo, esattamente il giallo del formulario che tutti conosciamo, non solo, ma anche i timbri e la firma del funzionario camerale e il timbro dell'International Chamber of Commerce sono in blu. Quindi la stampante a colori non è un'opzione, la stampante a colori è una necessità. Allora, naturalmente potete richiedere in questo modo anche il visto potere di firma sulla fattura di vendita allegata al certificato. Anche in questo caso riceverete un PDF del visto che verrà stampato nel retro della fattura. Lo stesso vale qualora voi richiediate la cosiddetta legalizzazione della firma o visto ex pubblica. Anche questo vi viene inviato. PDF, in formato PDF e va stampato sul retro del certificato o sul retro di altro documento. Ecco, questa è a grandi linee la stampa su foglio bianco. Volevo adesso farvi vedere la stampa invece su formulario. Scusa Maria, Sì. vuoi rispondere Sì. alle due domande?
Alla chat, alle domande e risposte? Sì. Scusate, sì. Buongiorno. Qualche Buongiorno, leggo la domanda, se non, la possono vedere tutti la domanda? Sì. Allora, il formulario, il registro. Allora sì, nel senso, allora, chi mi, allora è un'azienda che sta già facendo la stampa in azienda, naturalmente sì, naturalmente sì. Sì. La digitalizzazione riguarda anche il visto sulla fattura di vendita? Sì, assolutamente sì. Vi verrà inviato un file PDF. Questo file PDF voi lo stamperete sul retro della fattura. Allora, perché la stampa su foglio bianco dà obbligatoriamente la copia se non serve? È un'impostazione che è stata decisa, come dire, deliberata a livello nazionale ed è uguale in tutta Italia per tutte le camere di commercio, per tutte le imprese italiane. Non è una scelta della singola camera. Quindi il primo step è inviare il modulo di adesione, sì, e il secondo step è essere abilitati dalla CIA, dalla Camera di Commercio. Se poi stampate su formulario, dovete fare la richiesta di formulario e venire in Camera di Commercio a ritirare i formulari. Allora, carta collata è un termine che, come dire, abbiamo lasciato perché era un termine indicato nel modulo di adesione, come dire, che hanno utilizzato tutte le camere di commercio, non ha alcun significato particolare, la carta deve essere di 64 grammi e credo 2 mm di spessore. Non ha un significato particolare, ma capisco la domanda perché c'è già stata fatta. Quindi diciamo è importante la grammatura che è di 64. Allora, per i clienti che vogliono una legalizzazione anche su documenti tipo certificato fitosanitario specifico, bisogna venire in Camera di Commercio. Allora, no, anche questo può essere inviato tramite CERTò, a meno che il cliente non voglia, per qualche ragione, un visto, una firma non olografa, non una firma olografa, non una firma digitale, ma una firma originale. Altrimenti può essere tranquillamente gestito sulla piattaforma CERTO. Il costo dell'autenticazione della fattura di vendita è incluso, i visti sulle fatture di vendita no, costano 3 euro, 5 euro il certificato, 10 euro se si fa il certificato su stampa bianca, sempre 3 euro per ogni visto che viene richiesto su ogni distinto documento. Qui c'è un'obiezione, immagino, sulla stampa in bianco. Allora, questo obbliga al raddoppio dei costi di attestazione, 400 fatture all'anno solo di export, significa spendere. Allora, guardate, sulla fattura in realtà non c'è nessuna modifica. La fattura costa sempre 3 euro, cioè se parlate di fattura. Sulla fattura non c'è nessuna modifica dei costi. Se parlate di visto sulla fattura, il visto costa 3 euro sempre e comunque. Questo non è stato in alcun modo modificato. Il modulo di adesione lo trovate sul sito della Camera di Commercio dell'Emilia. Comunque domani mattina vi viene inviato a tutti i partecipanti a questo webinar. Allora, il visto di potere di firma non è obbligatorio per i certificati, ma è necessario solo se esplicitamente richiesto. Certamente, certamente, certamente. Solo se specificamente richiesto, certo.
Scusate, poi rispondo anche alle altre domande. Allora, stampa su formulario. Parlo adesso della stampa su formulario. Prima ho parlato della stampa su foglio bianco. Allora, stampa su formulario. Si crea naturalmente la pratica su Certò. Crea naturalmente la pratica su Certò. Nel campo annotazioni va inserito il numero di formulario che si intende utilizzare. Ogni certificato, ogni formulario è un formulario SE, ha un numero e quel numero deve essere riportato perché sarà il numero, come dire, con il quale il certificato di origine viaggia per il mondo. Nell'ultima schermata di invio, anche qui viene selezionata l'opzione stampa in azienda e in questo caso l'opzione stampa su formulario. Anche in questo caso riceverete i file di stampa, gli indirizzi che avete indicato nel modulo di adesione, che sono due, che sono la PEC e la mail, diciamo così, dell'ufficio o della persona che gestisce il certificato di origine. Una volta ricevuto questo file, lo scaricate, lo aprite con Aprobat e lo stampate sul formulario abbinato. È possibile anche richiedere il visto poteri di firma sulla fattura allegata al CO. Se è stato richiesto il visto di autentica, che si chiama anche legalizzazione o visto ex ubica, riceverete anche il PDF del visto di autentica, firmato digitalmente e olograficamente, che stamperete sul retro del certificato e, sempre se richiesto, sempre se per voi necessario, sull'ultima pagina della fattura di vendita. Anche qui l'attenzione alla stampante che deve essere a colori, perché anche in questo caso c'è il logo di ICC, che è un logo blu, e la firma del funzionario camerale, che è una firma in blu. Allora, prima di effettuare la stampa sul formulario originale, è opportuno sul formulario originale, cioè non su foglio bianco, assicuratevi di aver configurato correttamente la stampante in modo che tutte le parti del certificato vengano stampate in modo corretto. In genere diamo il consiglio di fare una fotocopia e provare prima a stampare sulla fotocopia per vedere se è tutto perfettamente settato. L'ultima cosa, tenere un registro con l'elenco dei formulari ricevuti e utilizzati che sarà da consegnare alla Camera di Commercio quando verrete a ritirare i nuovi formulari e consegnerete contestualmente quelli che non avete utilizzato. Allora, scusate, è possibile oltre all'indirizzo PEC indicare più di un indirizzo mail? Allora, direi che sono possibili due indirizzi, sono possibili due indirizzi mail. Potete creare, come dire, se sono tante le persone che ci lavorano, potete creare, come dire, un alias che magari raggruppi queste persone, perché la possibilità è la PEC e due indirizzi mail. Un indirizzo solo. Ma ci sono due campi. Più Sono due la campi. PEC. Comunque si viene inviato alla PEC all'indirizzo email, che può essere anche un indirizzo di gruppo. Quindi può essere può rispondere a più soggetti. Si può avere un elenco dei paesi in cui è accettato l'emissione CO su foglio bianco? Allora no, non c'è questo elenco. Noi sappiamo di criticità, ad esempio, come ho detto prima, con la Giordania, con l'Iraq. Può essere utile per voi rapportarvi con i vostri, come dire, con i vostri clienti, diciamo nei paesi con cui avete maggiore necessità di esportazioni, maggiori necessità di certificati di origine per verificare con loro. Comunque,
Ma scorre in alto, vai fino Ah sì, in trovi alto. no. Guarda, ti leggo le domande. Cioè, si può chiedere l'adesione ad entrambe le Sì, opzioni? scusa, sì. Allora. Sì, si può chiedere l'adesione, sì, anzi, diciamo che la consigliamo anche l'adesione ad entrambe le modalità, così se, come dire, ci fosse necessità di fare o l'una o l'altra, esclusivamente l'una o l'altra su un determinato certificato d'origine, siete già abilitati. Buongiorno, fino a quando si potranno stampare i CO sul formulario della CCA? C'è in previsione di passare solo alla stampa su foglio bianco? Diciamo da ottobre, dal 2 di ottobre, che è un lunedì, voi potrete decidere se stampare o su formulario o su foglio bianco. È una vostra decisione, è una libera decisione dell'azienda. E ripeto che l'azienda può decidere di stampare, come dire, cioè può utilizzare entrambe le modalità se ravvisa che per un cliente, per un paese, come dire, il cliente chiede il formulario, però sostanzialmente il formulario, la stampa su foglio bianco e il certificato stampato su formulario sono veramente identici, vengono firmati in modo identico dal funzionario camerale, riportano gli stessi timbri, la firma orografa e digitale del funzionario camerale. Siamo in possesso da anni di moduli per certificati d'origine, possiamo continuare ad utilizzarli? Allora, guarda, vi chiedo gentilmente di scriverci una mail perché può essere che siano certificati molto, molto vecchi. Quindi di mandare una mail o a Piacenza o a Parma, perché nel tempo non so quanto risalgono, non so ad esempio se c'è scritto Comunità Europea anziché Unione Europea. Vi consigliamo di contattarci in questo caso se veramente sono molto molto vecchi. La carta può essere anche superiore ai 64 grammi. Allora, a noi è stato indicato 64 grammi, penso di sì, ovviamente non deve essere un cartoncino, mi viene da pensare, ma Deve può essere andare nello superiore. stampante. Sì. Chiedo scusa, quindi per i CO e la fattura vistata riceviamo sempre via mail uno più file in PDF da poter stampare a colori su foglio bianco, corretto? Sì, è corretto, è corretto. Per quanto riguarda le dichiarazioni di assenza amianto, dobbiamo venire in camera o stampiamo in azienda? Di Le dichiarazioni? assenza amianto. Allora, chiedo scusa e chiedo aiuto a Lucia in questo caso perché l'assenza amianto. È una dichiarazione che presenta l'azienda su sua carta intestata, su cui noi mettiamo il visto potere di firma, quindi è un visto su una dichiarazione. Quindi può essere gestita attraverso la piattaforma, certamente sì. Allora, sì. Aspetta che mi è scappato. Il visto Scusate potere per di firma non è obbligatorio per i certificati, ma necessario solo se Sì, esplicitamente richiesto. certo, certamente, certamente. Buongiorno, essendo uguale il risultato sia su stampa su foglio bianco sia su formulario, esistono motivazioni per cui è preferibile la stampa su formulario? Abbiamo detto prima un po'. No, non, no, sono assolutamente identici. Sono assolutamente identici. La gestione su foglio bianco è una gestione più semplice, diciamo così, perché non richiede la tenuta del registro, non richiede di venire in Camera di Commercio a, come dire, a chiedere i formulari, non richiede la gestione dei formulari in sostanza. Perché ho già dei formulari in azienda, la gestione del registro dal prossimo ritiro. Sì. In caso di smarrimento del CO e documenti vistati, deve essere sempre fatta denuncia. Poi Sì. questa, volevo sapere se nei paesi medio orientali, forse già risposto, Kuwait, Arabia, Bahrain, eccetera, il certificato stampato su carta bianca sia già usato ed accettato, Sì, lei è ci ha già detto prima. usato ed è già accettato. Sì. Si può avere un elenco dei paesi in cui No. non è accettato, hai No. già risposto.
Mi sono collegata da poco, purtroppo. In sostanza, la modalità di utilizzo portale resta invariata, cambia solo la parte finale, in cui se siamo abilitati avremo la possibilità di selezionare modalità stampa foglio bianco, giusto? Sì, Gli allegati sono assolutamente sempre quelli. così. Per voi che da tempo mandate la richiesta di CO in modalità telematica, non cambia nulla se non nella parte finale dove dovete, adesso poi lo vedremo con la dottoressa Carloni, nella parte finale dove andate a opzionare stampa in azienda e a sub-opzionare stampa su foglio bianco, stampa su formulario. Tutto il resto assolutamente rimane invariato. C'è un altro utente che chiede l'elenco dei paesi, ma hai già No. risposto. Se ho richiesto l'adesione ad entrambe le opzioni, posso tendere a venire a ritirare i formulari in camera solo se ho richiesta specifica da parte del cliente? Allora, se avete una richiesta specifica da parte del cliente, certo, ci fate una richiesta di CO e venite in camera, li prendete certamente. Fino a quando si potranno stampare il CO sul formulario? Adesso ho perso la domanda, eccola qua. Allora, non c'è una data. Per adesso i due tipi di stampa procedono, come dire, in modo parallelo. Certo, come dire, sono passi che portano piano piano, porteranno alla smaterializzazione anche del certificato di origine. Però in questo caso, ancora oggi, in questo momento, le due stampe, i due tipi di stampa del certificato di origine vanno in parallelo e hanno esattamente lo stesso valore. Sì, la previsione passare al foglio bianco, diciamo, ecco, È sembra chiaro, la esatto, cioè il previsione fatto che ci quella sia che già il foglio bianco è la una chiara indicazione che si va verso questo tipo di gestione del CO. Perché si è passati prima alla stampa sul formulario, ma quasi immediatamente è stata inserita anche l'opzione su foglio bianco, e quindi questa è, come dire, la strada preferenziale, la strada che verrà indicata anche a livello normativo in termini proprio di obbligatorietà. Non c'è un termine, ma la strada è questa, l'indirizzo è questo. è sempre possibile ristampare i file ricevuti su foglio bianco in caso di inceppamento? Allora, in caso di inceppamento, dovete, no, stampare, direi, un nuovo certificato, dovete stampare un nuovo certificato di origine, perché ha un nuovo numero, prende un nuovo numero. Il certificato di origine che si è accartocciato dentro, secondo me sì, Se è il formulario, sì. Se è foglio formulario. bianco, Ah, loro foglio bianco, parlavano di sì. formulario, sì, scusatemi, adesso. Sto facendo confusione anch'io tra le due stampe, È uno dei scusatemi, vantaggi del foglio certo. È uno dei bianco. vantaggi del foglio bianco, esatto. Può succedere qualunque cosa e potete procedere come se non fosse successa, cosa che non succede invece sul formulario, cosa che non succede sul formulario tradizionale, diciamo così. Per il visto su documenti aggiuntivi, tipo una dichiarazione a compendio del CO, occorre andare direttamente in camera? No. Vorrei leggere una domanda che facevo. Chi pone la domanda? Carla. Allora, dipende dal tipo di documento. È stato chiesto se insieme al Allora. CO. Chiedeva, per il visto su documenti aggiuntivi, Sì. tipo una dichiarazione a compendio del CO, occorre andare direttamente in camera? No, Non potete certamente. inviarla sempre tramite CERTò, assolutamente. In futuro si potrà cambiare indirizzo email di Sì, ricezione, effetto PEC? ce lo dovete comunicare, ce lo dovete chiedere, ma semplicemente con una mail. Quindi, tornando all'utente di prima, la stampa in azienda funziona anche per i visti su documenti singoli, Sì. non necessariamente legati al CO. Certo, se voi avete bisogno di avere un visto di potere di firma su una fattura, per dire, potete inviare assolutamente solo la fattura, certamente, certamente. Potete stampare in azienda Certo, la perché fattura con. voi ricevete il nostro file PDF e lo stampate sul retro della vostra fattura.
Assolutamente sì. È una delle comodità, ecco. Se vengono ritirati i formulari ufficiali, c'è un tempo di scadenza in cui devono essere utilizzati o No, devono tornare entro un certo no, tempo? almeno no, direi che no, non l'abbiamo previsto un tempo di scadenza. Allora, quello della denuncia l'abbiamo già risposto. In caso di smarrimento, l'abbiamo detto prima, sì, bisogna fare denuncia. Si può in ogni caso fare il CO in Camera di Commercio per i clienti che ce lo richiederanno esplicitamente. Allora, la risposta è sì, deve essere una, come dire, deve essere motivato, deve essere motivato. Il cliente lo deve motivare a voi e di conseguenza voi lo motiverete a lui. La risposta è sì. Vedete che a breve spareranno il formulario che obbligatoriamente si dovrà passare alla stampa su foglio bianco. È probabile, probabile, non possiamo dire niente, non possiamo, cioè non c'è in questo momento questa disposizione normativa, ma tutto indica che andiamo in questa direzione. Buon pomeriggio, per stampa in azienda su foglio bianco, quindi se ci saranno CO da annullare, prima si riportavano in camera per annullamento, come funziona? Che si Allora, chiede su la. foglio bianco non c'è questa gestione del ritorno in camera di commercio dei CO. Però se fosse sbagliato, il CO va annullato e si Ah, rifà scusa, mi un'altra ti pratica sento in questo male. Sì, caso, allora, in questa ipotesi. certo, se il CO è sbagliato, se l'avete compilato, insomma, se vi accorgete dopo di un errore, chiaramente dovete chiedere l'annullamento del certificato. E quindi viene riemesso un certificato nuovo, cioè il certificato viene annullato, ma dovete fare un'altra domanda di certificato di origine e quindi avrà un altro numero, un'altra pratica in sostanza. In caso di smarrimento durante la spedizione al cliente di certificato stampato su foglio bianco, questo può essere ristampato senza denunciare lo smarrimento? Allora, io direi che lo smarrimento debba essere sempre denunciato. Ah sì, perché in giro. Debba essere sempre denunciato perché non è un foglio qualsiasi, anche se stampato su foglio bianco, reca una serie di timbri, ma soprattutto reca anche una vostra dichiarazione circa l'origine delle merci. Quindi direi che la denuncia è coerente col documento, con l'essenza del documento. Allora, è possibile avere una dichiarazione ufficiale della Camera di Commercio dove si dichiara appunto che a partire da i certificati saranno stampati senza firma e timbri in originale? No, perché ci sono le firme e timbri in originale. Allora, non sono firme, allora, sono firme olografe che corrispondono all'originale. Se avete dei problemi con i clienti, scriveteci, ma su qualunque sito delle Camere di Commercio si trova che la modalità di stampa in azienda è la modalità ordinaria di stampa del certificato e sono anni che Unioncamere e ministeri competenti informano le rappresentanze diplomatiche e consolari di tutti i paesi, di questa modalità che, ripeto, non è solo italiana, è una modalità europea, non so se di tutti i paesi europei, ma di tanti paesi europei. Detto questo, capisco che magari in alcuni casi ci possano essere queste richieste e queste difficoltà. La novità riguarda solo la stampa, le prove documentali sull'origine rimangono Sì, rimane invariate. tutto, sì, è una questione tecnica la stampa. Il resto del certificato, l'essenza del certificato d'origine, il perché viene chiesto, cosa deve essere allegato al certificato d'origine, è invariato. Allora, aspetta che stavo. Dunque, quello fatto. Dunque, quindi dopo aver ricevuto e verificato la mia pratica, la Camera invia l'indirizzo comunicato sul modulo di adesione i documenti listati che io provvederò a stampare su foglio Sì, bianco, è corretto? corretto, sì. Adesso l'ho perso. Per Allora. spedizioni soggette a lettera di credito, se richiesta la firma in originale. Aspetta, che me lo sono perso. Sì, allora.
Allora, le lettere di credito possono essere sempre negoziate, come si dice, se ci sono, come dire, particolari problemi, sì, potete richiederci la stampa con firma in originale. Tutto questo deve diventare un'eccezione e non la norma. Le lettere di credito possono essere sempre negoziate, come dire, in anticipo. Allora, Allora, io leggo qua, magari vado avanti. In caso di certificato su foglio bianco, il costo totale è quindi di 10 euro invece di 5, sì, perché viene stampata in automatico una copia. Possibile ricevere via mail un sunto delle istruzioni, sì, spiegate nell'incontro di oggi, sì, senz'altro. Allora. Il passaggio in cui si stava rispondendo per il peso in grammi, allora le indicazioni sono di 64 grammi, allora può essere di più, come dicevo prima, che non sia un cartoncino, ecco. Ce ne sono altri. sì, questo forse interessa a tutti. Se si ha bisogno di una copia conforme di un certificato emesso in precedenza alla modalità stampa autonoma, la stampa delle copie conformi viene fatta dalla Camera o dall'azienda su formulario o carta bianca? Una Allora, dovete richiedere, allora, copia per ogni conforme? coppia dovete richiedere una copia, Sì, dovete richiedere una una pratica di coppia, sì, copia. perché una coppia ha un costo aggiuntivo di 5 euro. Oltre con la stampa su foglio bianco avete in automatico una coppia, se però avete bisogno di un'ulteriore coppia bisogna passare attraverso il CERTO. In questo momento la procedura Sì, è c'è una però pratica di copia, la pratica di di coppia. CO. Le modalità di pagamento dei certificati rimangono invariate, rimangono invariate. Dovendo chiedere visto su fattura, occorre allegare alla pratica la scansione della fattura con timbro e firma del richiedente. Allora, quando richiedete un visto su fattura, dovete mandarci una fattura già firmata digitalmente oppure con formato PADES, oppure in formato PADES, oppure digitalmente, ma anche con firma olografa del rappresentante legale o di chi ha poteri di firma sui documenti a valere per l'estero. Sì, e noi mettiamo un visto di poteri di firma. Ed è un documento che può viaggiare anche indipendentemente dal certificato di origine, può essere richiesto come unico documento, selezionando, direi, non CO, ma richiesta visti e coppie. Possiamo usare un semplice foglio bianco da stampa? Sì, se ha 64 grammi, sì, fate caso a questa indicazione, diciamo. Ah, questa è una domanda. Se non abbiamo la stampante a colore, possiamo mettere in file su una chiavetta ed andare a stampare Sì, direi di in sì. qualche altro ufficio? Sì, Sì, certo, sì. ma chiedendo anche adesione alla stampa su formulari oltre che su foglio bianco, c'è obbligo di richiedere il formulario relativo al registro anche se non viene utilizzata tale modalità? Allora, il registro è un foglio Excel e la domanda, come dire, potete farla, voglio dire, viene gestita immediatamente. Se vi trovate ad aver bisogno, se ritenete di dover stampare su formulari, ci fate una richiesta, ma noi la evadiamo immediatamente. Ho già risposto al costo della coppia, al costo della coppia, come dire, obbligatoria legata alla stampa su foglio bianco. Allora, mi sembra di capire che il primo vantaggio dei certificati stampati su foglio bianco è che questi possono essere anche stampati direttamente a destino dai clienti, cioè senza bisogno di ricevere gli stessi tramite corrieri. È corretto?
Allora, anche il foglio bianco deve viaggiare attraverso i canali su cui viaggia il formulario. Detto questo, è responsabilità dell'azienda gestirlo correttamente. C'è questa domanda. I numeri dei certificati di origine sono già assegnati o nel registro carico scarico? L'azienda deve assegnare i numeri tipo progressivo? Sì, deve segnare. Allora, noi naturalmente li assegniamo all'azienda nel momento in cui li diamo, però l'azienda deve aver cura, sì, di selezionare la prima colonna del registro, è proprio il numero del formulario. Come devo comportarmi per aver visto il SUPICA sia su fattura che CO e dichiarazione aggiuntiva? Deve semplicemente Come... selezionare questa opzione e riceverà il file con il visto e la nostra firma e lo stamperà sul retro della fattura o del documento. La Camera di Commercio rimane sempre a disposizione per chiarire dubbi o dare informazioni. Avrei già risposto a questo, Sì, scusa, non certo. l'avevo visto. Va bene, questo ben già risposto. Se si sceglie la modalità su formulario, la stampa dovrà avvenire comunque a colori, può essere in bianco e nero, obbligatoriamente a colori. A colori perché il formulario su carta bianca è giallo. È giallo. È esattamente lo stesso colore, o insomma, lo stesso tipo di giallo del formulario che già conoscete, del formulario ufficiale, diciamo. Inoltre i timbri sono in blu e il timbro dell'International Chamber of Commerce è in blu e quindi la stampante va a colori. Se per inviare al cliente e farlo stampare, il PDF al cliente e farlo stampare direttamente dal cliente. E questa è una gestione che lasciamo all'azienda di decidere. Allora, io direi che magari faccio vedere Sì, qualcosa. proviamo a far vedere nel dettaglio la modalità dentro certo. Allora, buongiorno, sono Carloni di Infocamere, sono già intervenuta anche senza presentarmi. Io passerei proprio a vedere come ci ritroviamo, cioè quali sono le videate aggiuntive, i campi aggiuntivi su cui andiamo a lavorare. Bypasserei, a meno che non ci siano richieste particolari, la parte di creazione della richiesta telematica perché ormai è già utilizzata da tutti. Voi sapete che tutte le pratiche che sono state, condivido lo schermo, scusate, mi sono persa per strada. Allora, sono già entrata sulla parte che voi già conoscete per la creazione delle pratiche telematiche e voi sapete che tutte le pratiche che sono state create e non spedite sono nella coda di lavoro sotto la voce da inviare. A questo punto io riprendo la mia pratica. Nel caso specifico, questa è una pratica, è un certificato d'origine per cui io chiederò la stampa su formulario. È fondamentale che voi andiate ad indicare il numero di formulario, quello su cui intendete stampare, quello che poi andrete a registrare nel vostro registro di scarico e scarico, nel campo annotazioni. Questo perché quando la persona che incamera, il funzionario che incamera di commercio dovrà elaborare questa, istruire la vostra pratica, dovrà riportare esattamente questo riferimento per creare l'associazione anche per il registro nazionale e per ICC.
Quindi nel campo annotazioni voi dovrete andare ad inserire il numero di inserimento del formulario che intendete utilizzare, oltre ad eventuali altre informazioni che ritenete utile fornire sulla vostra pratica. Fatto questo, io ho già aggiunto qualche allegato come esempio. Qui ho semplicemente una richiesta di CO e una fattura. Andiamo, selezioniamo in via pratica, mi chiede la conferma, io sto lavorando sul nostro ambiente di prova. Questa è la maschera in cui voi andate a chiedere quante copie ed eventuali visti o autenti che vi interessano. Io qui ho chiesto una copia e un visto sulla fattura. Il sistema mi dà già indicazione di qual è il costo della mia pratica. Su formulario, qui vedete che ho le due opzioni, formulario o foglio bianco, quindi richiesta di rilascio del certificato su formulario prestampato. E a questo punto passo alle funzioni di pagamento, formulario su formulario prestampato. Quindi, come io confermo e invio, cosa che adesso non faccio perché vabbè, non. Però uno seleziona su formulario e poi c'è scelta modalità di consegna. Deve, cioè, ho richiesto stampi in azienda, se lasciano ritiro in Camera di Commercio, allora è come adesso. Quindi devono flaggare richiesta No, stampa. però in ogni caso sul formulario arriva il file, arriva perché il formulario l'hanno le aziende. Quindi a questo punto. C'è da flaggare richiesta stampa in azienda. Allora, non ritiro in camera, ma qui. Sì, ma qui non c'è. Ah, sì, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Hai ragione, No, scusa. perché vado in confusione anch'io, altrimenti, visto No, che. hai ragione, mi sono sbagliata io. Sì, formulario e richiesta stampa in azienda. Anche perché appunto il formulario in questo caso, se io metto il numero, è presso l'azienda. Quindi richiesta stampa in azienda e a questo punto con conferma invia l'operatore in camera, insomma, istruirà la pratica con quel numero di formulario e agli indirizzi mail indicati e per gli indirizzi dell'impresa di riferimento arriveranno i file da stampare con stampante a colori sul formulario indicato. Attenzione a non scambiare i formulari perché altrimenti il certificato è nullo, perché poi ad un controllo fatto sul registro nazionale ci sarebbe una difformità per cui il certificato dovrà essere distrutto. Questo è il caso della stampa su formulario. Simile è il caso della. Adesso proviamo a prendere questo. Qui vedete, non ho inserito nulla nelle annotazioni. Quando faccio in via pratica, mi chiede la conferma della sede. Io vado sempre ad aggiungere, a correggere il numero di copie. Posso chiedere foglio bianco, richiesta stampa in azienda. Quindi richiesta stampa in azienda deve sempre essere flaggato. Andrò a scegliere a seconda dei casi se voglio la richiesta su formulario o la richiesta su foglio bianco. Quindi sostanzialmente ho semplicemente tre flag, tre campi in più, due da selezionare necessariamente, uno è la richiesta stampa in azienda e l'altro a scelta o su formulario o su foglio bianco a seconda dell'esigenza che si presenta. Io se non ci sono domande su questa. Chiedo io, se invece un'azienda ha necessità del ritiro in camera di commercio perché c'è una richiesta motivata da parte del cliente, allora in questo caso non flagga niente, né formulario né foglio bianco, flagga solo richiesta al ritiro in camera di commercio.
Oppure lì chiede, c'è l'obbligo di selezionare qualcosa. No, però è bene, cioè può mettere il formulario oppure, vabbè, foglio bianco, perché anche voi potreste stampare su foglio bianco, ma voi come fare sul formulario, ritiro in camera, ma forse è bene specificarlo nel campo note, che intendo ritirarlo. Chiede sul formulario senza riportare il numero di formulario a quel punto. Specifica Perché in nota le ragioni della specifica in richiesta del nota, rilascio allo sportello. esatto, perché ha necessità che desidera ritirarlo in camera di commercio. Cioè, che vuol dire che lo stampiamo come stiamo facendo adesso, quindi Sì. che noi lo stampiamo sul formulario che attribuiamo noi però al numero di formulario Esatto. e Cioè, come la con una criticità richiesta motivata. esatto. La criticità è sul numero di formulario, nel senso che se l'azienda ha il formulario, allora deve necessariamente impostare il numero di formulario previsto, quello che intende utilizzare. Se invece ritira presso la Camera di Commercio, ovviamente il formulario l'avrete voi a disposizione perché lo preparerete in fase di back office. E a quel punto è bene che l'azienda specifichi che si chiede il ritiro presso la Camera di Commercio in modo che è chiaro che lo dovrete stampare voi. Qua non deve flegare niente, allora scelta supporto certificato si lasciano in bianco tutti e Non due. si può lasciare in bianco, è obbligatorio, quindi chiederò formulario. Ah, poi Non però posso. specifica È nessuno. opzionale, non posso o l'uno o l'altro, non posso lasciarlo in bianco. Allora devono flegare formulario, ritiro in camera di commercio e nel campo note, annotazioni, specificare ritiro in camera di commercio, quindi la stampa come adesso per esigenza del cliente. Sì. Va bene. Quindi io direi, magari facciamo un passaggio sulle domande. Se c'è qualche domanda. Allora, qui ho cominciato. Allora, la stampa in azienda ormai è obbligatoria, non potete renderlo flegato di default. No, perché ci No. sono ancora dei paesi, come dicevamo, che non lo accettano. In ogni caso, per ora rimane la possibilità di decidere come farlo, insomma. Magari in futuro potrà essere, ma per Sì, adesso. probabilmente il futuro è quello, ma non ora. Allora, in caso di stampa su foglio bianco non è necessario indicare il numero di copie visto che ne vengono emesse due di default. Dovete indicare il numero di copie solo se volete la terza copia o la quarta copia o la quinta copia, altrimenti ne viene una di default. Allora, ho provato a inquadrare con il mio cellulare il QR code di un certificato, ma non appare nulla. È sicuro che funzioni? Sì. Funziona, che dipende anche da come dai lettori di telefono, comunque sì, funziona, perché ovviamente il QR code è molto piccolo e a volte non si rileva. C'è anche la possibilità di consultarlo con i dati Certo, con il codice, allora, con con il numero numero di telefono. identificativo unico nazionale, con quello e E con il... riferimento dell'impresa, mi sembra. Sì, ci sono due numeri, due, allora, il numero unico nazionale del certificato e il codice univoco. Con questi due numeri che trovate sul certificato di origine, si può verificare il certificato sulla banca dati nazionale e internazionale. Sì. Allora, questo può essere interessante. In caso di errore di scelta, supporto certificato. Se erroneamente si seleziona formulario invece che foglio bianco, si richiede la rettifica della pratica per correggere la scelta. Dunque, provo a rispondere io, poi magari mi dici. Allora, se voi richiedete su formulario ma non riportate
il numero di formulario, chi istruisce la pratica si trova un attimo insomma in difficoltà, quindi presumibilmente vi contatterà o vi chiederà com'è la cosa. Adesso non so normalmente cosa fate, però diciamo che l'operatore che istruisce la pratica in camera, se non ha il numero di formulario, non può istruire la pratica. Quindi poi valuterà magari se non dovrebbe essere necessario rifare tutto. Forse basta solo l'indicazione del numero di formulario. Esatto, Adesso. sì, assolutamente, cioè ci si contatta via mail, via telefono e ci viene detto il numero di formulario e noi riportiamo, quando facciamo l'istruttoria, riportiamo noi il numero di formulario. Allora, per cortesia mostrate come richiedere al vostro ufficio abilitazione su foglio bianco, c'è un modulo che Sì, ci sta. sono, sì. Allora, c'è un modulo che trovate, allora diciamo che ve lo invieremo insieme ai materiali di oggi, domani, altrimenti lo trovate sul sito della Camera di Commercio dell'Emilia. Allora. Allora, la stampante a colore è obbligatoria anche se si stampa su formulario? Sì, Sì, perché le firme perché sono. le firme sono in blu, perché il logo ICC è in blu, cioè sì. Allora, la richiesta di annullamento del CO viene mandata via mail per procedere con un nuovo CO, sì, per le stesse fatture, sì. Voi ci dovete chiedere l'annullamento del CO motivandolo, noi lo annulliamo e solo dopo il nostro annullamento voi potete inserire un nuovo CO con la stessa fattura. Allora, qui chiedono di mostrare dove si trova il campo note annotazioni su quale indicare il numero di formulario. Condivido lo schermo, riprendo il mio certificato d'origine. Dunque, se io ritorno qui mi sono creata la pratica. Voi vi trovate in questa videata che è quella in cui voi andate ad aggiungere gli allegati, no? Dove aggiungete le fatture, eccetera. Qui in alto, proprio prima dell'invio, c'è il campo annotazioni dove io vado a scrivere o il numero di formulario oppure posso scrivere, si chiede la stampa. Presso la Camera, il commercio, eccetera, eccetera, eccetera. Annotazioni, queste annotazioni che compaiono, vedete qui sotto i dati della pratica e prima della lista degli allegati, verranno viste dall'operatore camerale che istruisce la vostra pratica. Non vengono viste in precedenza, non arriva una mail con queste annotazioni. Solo quando l'operatore entra sulla pratica per effettuare la sua istruttoria, allora vedrà questa nota. Quindi questo è un campo utilizzato solo per informazioni specifiche su questa pratica. Allora, faccio presente che sul modulo adesione della Camera di Commercio di Reggio la PEC indicata a cui inviarlo è sbagliata. Ci guarderò. Segnaleremo i colleghi eventualmente. Segnaliamo ai colleghi, guardiamo assolutamente. Al di là che la PEC, va bene, ci guardiamo. Ormai è una PEC unica, cioè è una PEC della Camera di Commercio dell'Emilia. Non ci sono PEC per Parma, Piacenza e Reggio, ce ne sono PEC. Allora,
In caso di errore, scelta, supporto, certificato, se erroneamente, è la stessa domanda, se erroneamente hai già risposto alla stessa Però lezione, aspetta. formulario invece che foglio bianco, se chiede la rettifica della Ah no, questo è pratica. l'opposto, nel senso che se chiedi foglio bianco, no, se chiedi formulario e volevi foglio bianco, allora manca il numero, ci se ne accorge. Se però chiedi il foglio bianco e selezioni il formulario, no, non cioè la rettifica, l'operatore non se ne accorge. No, l'operatore non E se ne quindi accorge, stampa no, sul dà foglio per scontato bianco. che la richiesta inviata sia una richiesta corretta. E diciamo che in questo caso, se non viene avvisato l'operatore in qualche modo, con la mail, in qualche altro modo, e l'operatore non se ne accorge, e quindi bisogna fare una nuova Sì, pratica. no, cioè l'operatore non può mettere la pratica in rettifica, ecco, mette la pratica in rettifica Esatto. se è sollecitato in questo senso, quindi occorre un contatto con l'ufficio. Sì, secondo me bisogna comunque contattare Sì. l'ufficio e vedere in che fase Sì, si in che accorge della fase, richiesta esatto, perché la anche. pratica può essere anche, magari siamo stati veloci e abbiamo chiuso la pratica, l'abbiamo evasa. Che differenza c'è tra la firma olografa e la firma digitale? La firma olografa è la riproduzione, diciamo, è l'immagine della firma, mentre la firma digitale è una firma che ha lo stesso identico valore di una firma autografa. Comunque, questi documenti hanno sì la firma olografa, ma sono firmati digitalmente, quindi hanno comunque validità legale, la firma digitale gli dà validità legale. Qui c'è un'altra domanda, il nostro token scade il 1 dicembre 2023, il rinnovo fatto venendo in camera o può essere fatto telematicamente? Allora, se è il primo rinnovo... Ricordo che tutti i dispositivi di firma possono essere rinnovati una sola volta, quindi se è il primo rinnovo può essere fatto telematicamente. Andando sul sito vedrete, ci sono tutte le istruzioni, si paga con PagoPA, è un percorso guidato. Sono varie domande sul tipo Silvia Zanellotti che dice se stampando su foglio bianco posso stampare innumerevoli copie perché una viene fornita e pagata in automatico. Ce ne sono varie di questo. Sì, ma abbiamo risposto. Allora, Però. come dire, è una decisione che è stata presa dal sistema camerale concordemente, insomma, a livello ministeriale, è una decisione nazionale, è così. In realtà non si possono stampare, non si dovrebbero stampare innumerevoli copie del certificato. Si stampano le copie che si richiedono, l'originale, una coppia, poi un'altra coppia. Questa facilitazione, come dire, è una facilitazione, ma il certificato deve essere utilizzato nel modo in cui si è utilizzato sempre, sempre. Se voi leggete il modulo di adesione alla stampa in azienda, sia su foglio bianco che su formulario, ma leggete quella su foglio bianco, voi vi impegnate ad una gestione del formulario corretta, tradizionale. Quindi stampate le copie, se avete necessità di ulteriori copie, dovete pagare i diritti di segreteria in sostanza. Ci sono problemi col QR code, evidentemente, magari dipende anche dalla stampa del CO, essendo piccolino. Infatti dipende anche dalla risoluzione della stampante, insomma, Sì. lì ogni caso è a sé, però come dico c'è anche questa modalità alternativa per consultare la banca dati con il numero, con il codice unico e mi sembra il riferimento dell'azienda. Adesso Sì. non sono sicurissima perché posso sapere. Il modulo di adesione deve essere firmato digitalmente, sì, prima dell'invio alla PEC per essere abilitati, sì.
Allora, se si usa il formulario e dobbiamo rifare il documento perché la stampa è andata male, dovremo comunque pagare il numero di pratica che ci è stata assegnata, anche se non abbiamo portato a termine il documento. Dovete fare una nuova pratica, sì, perché quel certificato lì è un certificato appunto andato male. Voi dovete inserire un nuovo certificato con un nuovo numero. Quindi la risposta è sì. Quanto tempo ci vorrà per ricevere i file del CO per la stampa dopo aver inviato la richiesta? Si accorceranno i tempi di attesa? Allora, è una diversa modalità di lavoro, non solo per voi, ma anche per noi. Per esperienza un pochino i tempi si accorciano, però, come dire, i certificati sono sempre tanti, quelli che dobbiamo gestire giornalmente. E noi cerchiamo di fare il possibile per evaderli nell'arco di 2 giorni. Diciamo che viene comunque risparmiato il tempo per recarsi in Camera di Commercio e Certo, girare. non stampiamo più, non gestiamo più la stampante, quindi il nostro tempo si accorcia. Abbiamo delle altre funzioni naturalmente, però non c'è più, dire, la fase della stampa, che è una fase che ha suo tempo, ecco. Quindi sì. Per esperienza sì. Qua c'è un'altra cosa, poiché il file certificato d'origine è firmato digitalmente, il cliente non dovrebbe riuscire ad aprirlo, pertanto sarà sempre da stampare ed inviarlo. No, perché i file firmati digitalmente possono essere aperti, tra l'altro in questo caso il file che gira ha la firma TDF, per cui può essere aperto tranquillamente con Acrobat. Quindi non ci sono problemi ad aprire il file in formato PDF. Se lo standard A4, qua siamo sempre tesi, è 80 grammi, allora se Direi di 80 grammi sì. va Se la bene. stampante non si inceppa, Sì. diciamo, e se è carta, ecco, non cartoncino, come si diceva prima, va bene, insomma. Poi riuscirete a capire anche voi qual è il formato migliore, insomma, diciamo non deve essere carta troppo leggera, ma neanche cartoncino, quindi la normale carta che si usa. Allora, il modulo di adesione deve essere inviato su carta intestata dall'azienda, è un modulo predisposto dalla Camera di Commercio, è un PDF compilabile, quindi utilizzate il modulo che abbiamo preparato noi. Solo la prefettura non accetta la firma digitale per apostille, oppure anche i consolati, scusate, adesso ho perso, oppure anche i consolati e le ambasciate. Ci sono dei consolati che richiedono effettivamente, alcuni consolati, la firma in originale. Questo sì, questo sì. Questa è l'ultima. Quando il CO è stato annullato, come da nostra richiesta, prima di procedere con la creazione del nuovo, dobbiamo attendere la vostra conferma per procedere? Dove la riceviamo? La ricevete al vostro indirizzo di... Allora sì, dovete attendere la nostra conferma e la ricevete sul vostro indirizzo di posta elettronica, quello che avete indicato nel modulo di adesione, oppure quello che magari ci indicate, ci dite che dobbiamo usare, ma generalmente è quello indicato nel modulo di adesione. Stampa su foglio bianco, anche se ha un costo di 10 euro, è un'ottima soluzione per evitare le spese del corriere e per avere in tempi brevi CO e gli altri documenti di stampa. Eh sì, questa è la peculiarità della stampa su foglio bianco perché toglie altri costi, diciamo, abbatte i tempi e toglie altri costi, come ad esempio il costo del corriere. Ci sono tantissime aziende che naturalmente non se ne parlano e quindi venire a ritirare il certificato è comunque tempo.
Non si può avere in automatico se l'azienda sceglie la stampa su foglio bianco, non si può avere in automatico solo quell'opzione, no, perché il sistema, cioè il settore nazionale è lo stesso per tutte le camere di commercio, no. Quando sarà obbligatoria solo su foglio bianco. Suggerite di informare i nostri clienti esteri sulle nuove modalità di emissione dei certificati di origine? Sì, diciamo, vi consigliamo di sì, anche se è una modalità già testata da anni, avviata e testata da anni, non solo in Europa, ma anche in Italia. Direi che non ce ne sono altre. Poi chiedevano se il cliente chiede obbligatoriamente la copia originale stampata dalla CCA, dobbiamo comunque stamparlo in azienda? No, se la chiedono originale in CCA, cioè dovremmo farla noi, ma non so. Qui lo chiede Oriana Rota, domanda delle 4.09. Il cliente chiede obbligatoriamente la copia originale. Allora, scusa, Parla in azienda. se il cliente chiede obbligatoriamente la copia originale stampata, dobbiamo comunque stamparlo in azienda? La copia originale stampata dalla CIA, cioè se il cliente vi chiede una copia, se il cliente chiede No, una se il copia. cliente non vuole, se il cliente non vuole la stampa in azienda, vuole la copia con la firma in originale, L'originale firma dovete azienda. chiederla in camera di Ma commercio. devono per forza anche stamparlo in azienda? No, secondo me. Per quale motivo? No, allora, se il cliente vuole una copia firmata in originale dalla Camera di Commercio, è la Camera di Commercio che deve procedere. Infatti, anche secondo me. Non ci sono reali differenze. Perché comunque se lo fate su formulario, alla fine è uguale a quello che viene mandato all'azienda, però adesso forse c'è qualche caso che a me non viene in mente, perché ormai i timbri a mano non si mettono più, cioè vabbè, in teoria la Camera lo può fare, però non. Insomma, le camere tendono anche a dismettere i timbri per queste funzionalità, Ma visto che forse la sono domanda è ammortizzate. se devono venire in camera di commercio con il modulo stampato in azienda per farlo firmare in originale o se devono venire in camera di commercio e No, ritirare il modulo stampato dalla no, camera no, di no, no, commercio. c'è una procedura su Certò per stampare la coppia. Per stampare la copia firmata digitalmente dalla Camera di Commercio c'è la procedura su Certò. Scusate, non avevo capito. Se è C'è la. una copia, sì. Un motivo per cui si chiede il formulario stampato in camera, non so, forse non ne sono consapevole io, però dice, visivamente risulteranno uguali i certificati stampati su formulario e quelli su foglio bianco. Diciamo che il vantaggio del foglio bianco è che non dovete neanche preoccuparvi di stare dentro gli spazi del formulario. Cioè, potete usare indistintamente qualsiasi stampante perché il file che voi avrete per la stampa su foglio bianco riprende già tutti i campi del formulario. Quindi non avete ne necessità di provare le stampanti, per esempio. Non c'è il rischio di mettere male la carta. Se non avete una stampante un po' evoluta, quindi semmai cioè, ci sono solo dei vantaggi, però poi, come dico, bisogna sempre andare a capire col cliente che non ci sia anche criticità, ma non dovrebbero esserci. Cioè, ci sono camere che ormai fanno solo quello, quindi è più che testato. Quindi visivamente sì, sono uguali, Sì, bisogna anche effettivamente sì, sono uguali nella sostanza e nella forma.
Direi che abbiamo risposto, non so se me ne è sfuggito qualcuno. Mi sembra che poi un pochino si ripetono quelle che sono. Bisogna iniziare e provare e vedere cosa succede dal 2 ottobre, perché il ponte è la prima volta anche per noi, per me, quindi dobbiamo poi capire di mano in mano quali saranno le richieste e le procedure, insomma, quello che ci verrà chiesto dalle aziende, quali saranno le domande, ecco, vediamo. Certo, andiamo, come dire, alle spalle. Allora, siamo diventati un'unica Camera, si sono uniti tre territori, Reggio e Parma, quindi c'è, come dire, l'esperienza di due territori. Reggio è iniziato prima di noi, prima di Parma, quando eravamo ancora tre Camere distinte, a fare la stampa su foglio bianco. Ha iniziato prima, direi che è già un anno che fa la stampa su foglio bianco. Noi abbiamo iniziato invece in tempi più recenti, quindi insomma l'esperienza c'è già, senz'altro c'è l'esperienza della stampa su formulario, insomma. Comunque qualsiasi dubbio, qualsiasi richiesta, la Camera è di necessità e di volontà a disposizione. Un'altra domanda di Elena Merli, dice: se l'azienda non ha a disposizione stampanti a colori, nell'attesa di acquistarne una, si può ancora richiedere la consegna in sede? Non so. Acquistate una stampante a colori, appena possibile, acquistate una stampante a colori. E E nel frattempo. nel frattempo faremo un'eccezione, che però è un'eccezione perché va stampato, deve essere stampato a colori. E la stampa su formulario, la stampa in azienda è la modalità ordinaria e non speciale di stampa del CNO. Ecco. Salve questo. Bene, per Marco Quaglia va bene, sarai il mio primo utente, il 2 di ottobre ti aspetto. Allora, ce n'era una per te, Lucia, proprio facevano il tuo nome. Appunto, è ben questo a cui ho risposto, sì, era questo. E Bene. sarai il primo, esatto, il 2 di ottobre, quindi ti aspetto per la pratica. Dunque. Direi che il primo passo è quello di mandare ad inviare le richieste presso la Camera di Commercio in modo da poter essere abilitati a Sì, questa, diciamo, nuova funzionalità. ne abbiamo già ricevute Ah, tante, ne quindi continuiamo a scusami. Eh ricevere. sì, allora. Certo, e poi venire in Camera di Commercio a ritirare i certificati, sì. Allora, siccome abbiamo ricevuto tantissime adesioni, io personalmente non sono riuscita a rispondere a tutti dicendo che la domanda è arrivata, perché ovviamente le domande erano tante e i certificati da esaminare pure. Se qualcuno dal 2 di ottobre, appunto, come diceva anche Maria Simonini prima, non si vede l'abilitazione su certo della stampa su formulario o su foglio bianco, me lo dica, perché magari io qui ho un elenco di adesioni, non vorrei che poi magari qualcuna mi sfuggisse, ecco. Tutto lì. Sì. Sono tante le adesioni, però fino a un certo punto le ho monitorate, poi non sono più riuscita. Comunque tutti quelli che hanno mandato l'adesione via PEC, considerate che la domanda è pervenuta, anche se non vi abbiamo risposto direttamente. Sì, non c'è stato, come dire, Lucia non ha avuto il tempo di rispondere in questo periodo. Ma le abilitazioni verranno effettuate. La domanda sì di adesione, non ci sono problemi perché venga rifiutata, cioè No, per quale motivo deve esatto, essere sì, rifiutata. cioè, Quindi esatto, se le non ci domande sono sono tante tutte, le domande reazioni sono contrarie, accettate, sono cioè il fatto stesso accettate. che ce le inviate per noi è il criterio per abilitarvi alla stampa, certo. C'è anche la domanda di Valentina Villani. Adesso rispondevo.
Allora, qui si dice nella mail introduttiva specificate che la firma digitale andrebbe opposta con due opzioni e la prima è il formato digitale Fabs, ma noi la chiavetta consente solo il punto XML e il punto PSTN, quale andrà usato? Inoltre il certificato stampato in azienda andrà anche firmato con firma autografa leggibile timbro aziendale. Allora, ci sono molte, molte richieste qui. Un attimo che riprendo. Ah, magari è già passata. Dunque, la firma PADES è la firma che di solito viene applicata sui file PDF. Adesso qui non so che chiavetta avete, non so che software utilizzate, ma solitamente il software di firma adesso, per default, quando si firma un file PDF, appongono la firma in formato PADES e in ogni caso vi consentono di scegliere quale tipo di firma volete applicare. Questo per la richiesta. Questo per la. No, quando chiedono, un visto di potere di firma, stanno dire adesso ho perso la domanda, Infatti non si vede più la domanda. ancora No, è non si tra vede quelle più. risposte. Allora, Eccolo. una firma PADES, allora, o la firma PADES, che va bene, oppure una firma P7M, una firma deve essere firmata in formato P7M, più la firma, come dire, olografa la riproduzione della firma di chi ha poteri di firma. Stai parlando però della richiesta di visto. Con potere, detto visto potere di firma sulla fattura, Sulla qui non fattura, so se in sì. realtà parla più in generale della possibilità di utilizzare il formato PADES, ovvero il CADES, quindi il P7M. In realtà per la richiesta di certificato valgono entrambi i La formati. richiesta del No, 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 per la allora richiesta del certificato il P7M, esatto, per la richiesta solo di certificato P7M, sì. solo il P7M, solo il P7M. Per la richiesta di altri visti, per la richiesta di altri visti, o il P7M accompagnato dalla firma olografa oppure il PADES, perché il PADES riporta nome e cognome di chi firma. È una firma digitale, ma riporta nome e cognome di chi firma in modo visibile. In modo visibile. Quindi ci deve essere un file che o è la scannerizzazione sostanzialmente Esatto. O è del la scannerizzazione. cartaceo, del Esatto, è cartaceo la che viene utilizzato in scannerizzazione del modo cartaceo autografo. firmato da chi ha potere di firma, Quindi con esatto. firma P7M Sì. oppure deve essere un documento informatico con firma PADES, quindi leggibile il nome di Esatto, chi firma. sì, esatto, Poi con c'è il l'ultima simbolo illeggibile e con il nome della persona che firma. parte della domanda, dice inoltre il certificato stampato in azienda andrà anche firmato con firma autografa leggibile e timbro aziendale. Allora, il certificato che arriva a voi presso l'azienda ha già la firma digitale del Funzionario personale, del della Camera di funzionario della Camera. Commercio. Più il timbro con la firma olografa, sempre del funzionario incaricato. Quello che voi firmate è la richiesta del certificato di origine, quella che voi firmate digitalmente è la richiesta del certificato di origine. Il certificato di origine vi ritorna, il file vi ritorna firmato da noi in modo olografo, in modo digitale. Qua c'è l'ultima domanda. Se utilizziamo la modalità stampa foglio bianco in azienda, inoltrando il PDF a colore al cliente, informandola della nuova modalità, possiamo dire che è sufficiente così, quindi che non è necessario che trasmettiamo in originale il nostro, in quanto è comunque una stampa su foglio bianco. Scusate, ma mi sono collegata a tratti. Allora, sì, l'abbiamo già affrontato questo passaggio. Allora, come dire, il certificato su foglio bianco, su formulario, va gestito
come dire, va gestito nello stesso modo, la gestione rimane di responsabilità dell'azienda. In fondo mi chiedono, consigliate la sostituzione della chiavetta? Assolutamente no, se non è scaduta la firma direi di no, semmai valutate, però questo è da vedere puntualmente, se, cioè, si possono usare anche altri software di firma senza necessariamente utilizzare quello che è sulla chiavetta, però se sono chiavette ritirate presso la Camera di Commercio, è sempre possibile in ogni caso scegliere il tipo di firma che si vuole apporre. Ci sono sempre le opzioni. Allora, se il tipo di firma posto dall'azienda sui documenti, esempio fattura, non è corretto, come contattare l'azienda per fornire il documento con firma corretta? La pratica va in rettifica in questo caso. Una pratica in rettifica non richiede il pagamento di nuovi diritti di segreteria, è una pratica su cui si fa una modifica. A noi consente, forse questo ho già risposto, il PADES no. Un suggerimento, provi con un file già in formato PDF, perché spesso legge il tipo del formato del file e si adegua. Poi bisogna capire su quali software si sta lavorando, insomma, con quale dispositivo. Allora, ripetere la procedura di stampa della fattura e o gli stati. Deve essere stampata sul retro, sì, nella stampa in azienda funziona in questo modo, funziona in questo modo. Noi vi inviamo un file PDF e questo file PDF deve essere stampato sul retro della vostra fattura. Funziona in questo modo. Mi sembra che ormai abbiamo risposto a tutto. Modulo di adesione, domanda RAI, giusto? Sì, è il modulo di adesione, buon pomeriggio. Allora, il modulo di adesione, allora, noi domani lo mandiamo, il modulo di adesione è sul sito della Camera di Commercio dell'Emilia. Allora, io e Lucia rimaniamo a disposizione per, adesso mi pare che non ce ne siano altre domande, cioè nuove. Allora, io e Lucia rimaniamo a disposizione, per tutte le domande, insomma, che sorgessero in questo periodo e anche dopo, naturalmente. E dunque, so che la registrazione di questo webinar Sì. è in corso e viene dove si può, dove possono usufruire le aziende. Allora, sul canale YouTube della Camera di Commercio dell'Emilia, però non ci sarà domani, ci sarà la prossima settimana. Non, domani non riusciamo a caricarlo subito, la prossima settimana. All'inizio della prossima settimana. Magari lo scriviamo nella mail che inviamo domani, ci la facciamo così. Va bene. Quindi noi dobbiamo inviare il modulo di richiesta formulari e il modulo di registro, il facsimile di tenuta registro e l'indicazione.
del canale YouTube e magari quelle slide sulla. Sono già pronte, sì, sono già pronte, Lucia. Sì, ci Ok. mettiamo d'accordo io e te adesso. Va bene. Va bene, quindi io chiedo pazienza alle mie, tra virgolette, aziende perché è un percorso nuovo che affronteremo insieme, quindi cerchiamo di, sì, insomma, di avere pazienza entrambi e di collaborare, quindi di riuscire a fare questa famosa stampa in azienda a cui noi aderiamo per ultimi, ecco, ma sicuramente i colleghi di Parma ci daranno una grossa mano e anche quelli di Reggio Emilia se avremo bisogno, però. No, certamente, come dire, dovevamo iniziare, era un processo che doveva iniziare, è un processo che inizierà, come dire, con tutte le tolleranze, chiamiamole così, reciproche, Camere di Commercio e aziende, perché ogni processo nuovo richiede sempre, come dire, un aggiustamento, richiede un modo un pochino diverso di lavorare e quindi. Voglio dire, ci si verrà incontro senz'altro, reciprocamente, senz'altro. Bene. L'indirizzo PEC, allora dice, grazie, sarà disponibile anche l'indirizzo PEC. Certamente l'indirizzo PEC è la PEC della Camera di Commercio dell'Emilia, comunque, che trovate sul sito della Camera di Commercio dell'Emilia, certo. Grazie a voi per la pazienza, grazie per la pazienza, insomma, e grazie per la collaborazione. Grazie, grazie a tutti e dico alle mie aziende non scatenatevi entro il 30 di settembre a caricare ancora le richieste nel modo tradizionale perché io e Silvia faremo il possibile ma non garantiamo poi. Va bene, Grazie. grazie, grazie a tutti. Un saluto per te, Lucia. Va Grazie. bene. Lucia, ci sentiamo io e te al telefono dopo. Va Sì, bene. va bene, perfetto, ok. Grazie. Buona serata, grazie ancora. Ciao, grazie, buona serata a voi.